Mamma mia, c'è già una persona. Ne sono già due. Oddio, sono già due. Sono già in lista d'attesa. Oh, aspetta, questo. Aspetta, questo. Volontari di servire le loro comunità, rispondere ai bisogni umanitari, promuovere la pace e favorire la comprensione internazionale tramite Lions Club. Buonasera a tutti. Grazie per vedervi così numerosi a questa serata in cui trattiamo un argomento che purtroppo credo sia di grande attualità. Mi sentite? È un tema scottante, anche un tema nazionale, è già stato trattato ancora nel passato. Credo che dovremmo purtroppo continuare a trattarlo perché credo che in questi ultimi giorni, in questi ultimi mesi abbiamo assistito a dei veramente fenomeni di grande violenza, femminicidi, violenza un po' in tutti i sensi. Ed è un argomento che ci colpisce moltissimo. Tra l'altro, in un momento di grande difficoltà di questa pandemia, in cui ci ha tenuto lontani tra di noi, in cui il lockdown ci tiene chiusi in casa, quindi probabilmente anche alcuni rapporti si possono anche irrigidire. Quindi sicuramente è una situazione, credo, abbastanza difficile e che conosciamo tutti. Questa sera lo trattiamo in un modo così, voi avete visto anche la serata, tratteremo tutti gli aspetti un po' della violenza che riguardano anche i rapporti familiari e interpersonali. Perché la nostra socia Maria Clotilde Pettinitti ha scritto recentemente questo libro, appunto si chiama La violenza in una società anomica, femminicidio, maschicidio e abuso sui minori. Quindi, come vedete, credo che sia un argomento che più violenza di questo non ci possa essere. Come vi dicevo, è una nostra socia, è una psichiatra e criminologa, che comunque ha lavorato, credo, ha prestato la sua attività e si è fatto una grande esperienza in diversi settori. Maria Clotilde Pettinicchi nasce come professionista con una formazione classica improntata alla libertà di pensiero. Continua gli studi laureandosi in medicina e specializzandosi in psichiatria, criminologia clinica e come terapeuta della famiglia ed esperta delle relazioni nei macrosistemi organizzativi. La sua vita professionale si è svolta fra gli ospedali psichiatrici civili e giudiziari, nei servizi psichiatrici territoriali, con le tante sfaccettature che vi sono annesse, nei penitenziari. Ha insegnato psichiatria sociale presso l'Università di Modena. Ha fatto per un ventennio il giudice esperto di due tribunali di sorveglianza, Bologna e Venezia. È stato direttore scientifico della scuola di criminologia e di intervento presso l'università privata CS di Padova. È stata vicepresidente dell'Associazione Atlantide d'Europa per le persone scomparse. È stata socia del GRIS Nazionale di Bologna, un gruppo religioso italiano 7. È stata consulente della diocesi di Modena per la diagnosi differenziale fra patologia mentale e possessione diabolica. Ha scritto svariati articoli partecipando ad altrettanti congressi. Ha inoltre scritto alcuni libri in cui sono sempre presenti le storie o casi, nel senso che ogni paziente o situazione descritti fanno parte di una vita professionale vissuta pienamente.
È socia della Società Italiana di Criminologia, del Lions Club di Crevalcore Marcello Malpighi e dell'Associazione Astro del Cigno Onlus e dell'Associazione Italiana Donne Medico Sezione di Modena. Io questa sera, come dicevo, ringrazio tutti, ringrazio anche New Voice che comunque ci ha permesso il proprio logo per partecipare, quindi partecipa a questa serata. Quindi questa sera tratteremo un argomento, come dicevo, credo che sia anche molto impegnativo, che colpisce molto, che prende ognuno di noi e tocca i nostri sentimenti maggiori. Clotilde questa sera ci porterà, non farà solo una narrazione dei numeri, dei casi che succedono, ma cercherà di portarci all'interno di questo mondo che è così particolare e rispetto a tutte le relazioni familiari e sociali che possono intercorrere nella nostra società. E sicuramente parlerà anche di casi, poi farà vedere le slide, di casi veramente molto particolari. Quindi potrà sembrare un argomento forse abbastanza forte, però verrà trattato proprio, diciamo così, da persona che ha vissuto questi aspetti e cercherà di portarci dentro a queste dinamiche che forse a volte per noi sono incomprensibili, ma che purtroppo esistono e credo che colpiscano ognuno di noi. Quindi io non andrei oltre perché poi avremo modo di affrontare l'argomento, perché vorrei passare la parola a Gianni, al nostro governatore, che questa sera è qui con noi ma poi ha un altro impegno. Gianni, a te la parola. Carissima Presidente e past governatore Fernanda, grazie molte per questo invito. Permettimi di salutare l'immediato past governatore Maria Giovanna Gibertoni, certo, il primo vice governatore Giordano Bruno Aratto, il secondo vice governatore Cristian Bertolini, ho sentito la presenza della segretario distrettuale Roberta Cova, tutti i past governatori presenti, Piero Naswelli che in questo momento sta coordinando è prezioso. Questa serata. È un argomento estremamente interessante, come hai detto tu, è conferenza tenuta da un'amica, una carissima amica, Lion, Maria Clotilde Pettinicchi, tra l'altro psichiatra e criminologa. Forse ci accomuna qualcosa di professionale perché anch'io ho fatto medicina legale a Modena con il professor De Fazio, quindi all'inizio degli anni Ottanta, e allora ho fatto il corso di criminologia clinica e per me era un argomento estremamente interessante, estremamente anche affascinante. E poi, non so se ti ricordi, Maria Clotilde, in quel periodo c'era il mostro di Firenze. Certo, anch'io ho fatto la scuola all'epoca. Ah, ecco, quindi eravamo quasi lì, compagni eravamo di lì. Corso, sì. Sì, eravamo lì. E tutti i lunedì veniva il procuratore Vigna, il compianto procuratore Vigna, perché abbiamo studiato assieme la perizia criminologica del mostro di Firenze, okay. Per cui mi lega proprio un grandissimo ricordo di quell'istituto. Poi so che in linea ho visto che c'è anche Susanna Pietralunga, altra criminologa che appartiene a questa grandissima famiglia leonistica. Governatore, Susanna è stata mia prof. Ah, complimenti! complimenti. È per me una grande gioia essere qui e mando a tutti, ma proprio in particolare al governatore, a Maria Clotilde, il saluto più affettuoso. Grazie. Sono molto felice di essere insieme a tutti voi. Grazie Susanna, grazie di cuore. Questa è la dimostrazione che all'interno della nostra grandissima associazione ci sono molteplici professionalità e competenze. Competenze che
secondo me vanno valorizzate nei vari aspetti, nelle varie azioni, nelle varie attività, non solo di assistenza, ma anche attività culturali come è quella di questa sera promossa da te, carissima Fernanda. Anche la psichiatria, la criminologia è un argomento sicuramente, l'ho detto prima, una scienza sicuramente affascinante, che però mette in evidenza tante situazioni particolari della nostra società, come la violenza di qualsiasi genere, anche sui minori. In questa società giustamente indicata come anomica, che ha perso il senso veramente il senso della legalità. Grazie quindi all'illustre relatrice, nostra socia, grazie per aver organizzato l'incontro. A me dispiace veramente tanto dovervi abbandonare. Questo è il quarto incontro di oggi, perché vedete, la telematica che stiamo sperimentando in epoca pandemica ci ha agevolato questi incontri, no? Non c'è dispendio di energie, non c'è dispendio di soldi, di tempo, però ci incolla la scrivania e dobbiamo partecipare. Oggi è il quarto incontro, è terminato questo, fra pochi minuti mi collego con Roma quindi farò il quinto incontro della giornata, perché domani abbiamo il Consiglio dei Governatori e stiamo lavorando attorno ad un progetto multidistrettuale nazionale del valore di circa 320-350 mila euro, proprio di lotta alla fame. Vorremmo dare un grande contributo al banco alimentare, proprio per favorire la loro azione. E quindi veramente grazie di cuore per quello che state facendo. La cultura e l'impegno sociale è una cosa molto bella. D'altra parte, i Lions sono sempre stati impegnati nell'azione sociale e questo ne è un chiaro esempio. Quindi sono veramente dispiaciuto, ma avremo modo eventualmente di incontrarci, speriamo presto, in presenza. I migliori auguri, carissima Maria Clotilde. Grazie. Per la tua serata, che sicuramente sarà di grande interesse. Buona serata e buona partecipazione a tutti, anche perché vedo che siamo in 45, quindi un bel numero. Complimenti, Fernanda, a te e a tutto il tuo gruppo. No, grazie. Buona serata a tutti. Grazie Gianni, grazie. Grazie. Allora, Maria Clotilde, io ho fatto questa breve presentazione, però non vorrei andare oltre, perché vorrei lasciare a te la parola perché tu ci conduca nel percorso e in questa serata, perché so che ci illustrerai questo mondo e poi trasmetterai delle slide con dei casi particolari che ci illustrerai, sia legati al femminicidio, maschicidio, sia legati all'abuso sui minori. Quindi avremo sicuramente una grande rosa di casi, ma molto tristi, che forse ci faranno anche un po' male, però è giusto che abbiamo anche la forza e il coraggio di affrontarli realmente. A te, Maria Clotilde. Allora, grazie Fernanda, buonasera a tutti e ben ritrovati. Io ho degli appunti che leggerò, se mi permettete, e perché ci sono delle cose che bisogna collegare bene fra di loro. Io ho scritto questo libro, è pieno di violenza. La prima volta che una mia zia, anziana, vecchia professoressa di latino e greco nei licei, mi ha detto: ma che bel giallo che hai scritto. Dico: zia, non è un giallo, quelle sono le cose vere. Dice: ma dove le vedi queste cose vere? Al lavoro. Dice: ma che lavoro fa? Mi disse. Dice: ma tu sei sicura che lo vuoi fare davvero? Dico: veramente, e come si fa a non fare un lavoro che ti parla sì di violenza, ma ti parla di uomo? E così è andata avanti la mia vita. Da sempre, come tu dici giustamente, sono passata da un manicomio a un altro, da un ospedale giudiziario al tribunale di sorveglianza, e è stata tutta la mia vita professionale in questo modo. E devo dire la verità,
che la zia diceva che è un giallo. La fantasia supera la realtà e la realtà supera la fantasia, perché ci sono stati dei casi che veramente sono stati difficili da, e da trattare e soprattutto da digerire. Dunque, il problema che io affronto in questo libro è soprattutto l'aggressività dell'uomo intraspecifica. Cioè madre natura permette l'aggressività per due motivi: per la riproduzione e l'alimentazione. L'uomo non ha di questi problemi, non può fare aggressività intraspecifica ammazzando un suo simile perché non ha questo problema. C'ha da mangiare, c'ha di che vive, però deve ammazzare gli altri. E questo è un problema grandissimo, che non mi sono mai spiegata come mai i miei pazienti, ma non solo i miei pazienti, facessero dei danni, facessero soprattutto dei delitti. Quello che c'è in questo libro che si sottolinea soprattutto è la relazione che intercorre fra le persone. Dunque la relazione è portata dall'interazione, noi parliamo fra di noi, quindi abbiamo posto i presupposti di una relazione perché interagiamo. L'interazione è una cosa fondamentale nella vita umana, perché altrimenti gli uomini e le persone non potrebbero parlarsi, non potrebbero dirsi niente. Però il problema è che queste interazioni producono relazioni e se questi fra di loro si influenzano l'uno all'altro. Molto spesso si dice, vede una cosa, un proverbio nostro, veder fare, saper fare. È vero, perché molto spesso la relazione si basa sull'esempio e si basa soprattutto sull'imitazione dell'altro e soprattutto sull'informazione che intercorre fra le persone. Diceva Festinger, che è uno psicologo sociale, che un battito d'ali in Cina diventa un diluvio universale in America. Questo perché? Perché la relazione si è infoltita di informazioni e si è soprattutto infoltita di informazioni sbagliate. Quindi il problema è fare una relazione con le informazioni esatte, che molto spesso succede con l'ordinaria amministrazione, e soprattutto le informazioni date, che le relazioni si possono inficiare da informazioni sbagliate, soprattutto scorrette volontariamente. Non devo dirvelo io, si sente da tutte le parti, si sentono notizie da tutto il mondo. Uno dice una cosa e viene detto esattamente il contrario, dicono che dopo non si capisce più niente. Epoca di pandemia, relazione sbagliata perché tutti dicono qualcosa e nessuno dice quello che dovrebbe essere detto perché gli altri capiscano. Faccio fatica ad andare piano perché sono argomenti che toccano da tutte le parti e la pandemia tocca tutti, al di là dell'anomia, tocca la pandemia soprattutto in questo momento. Ora, io parlo di anomia sociale. L'anomia, come dice il greco, letteralmente tradotto, è un alfa privativo nomo, senza legge. Non è che siamo senza legge, noi le leggi le abbiamo, ma non sempre vengono rispettate e non sempre vengono condivise, soprattutto perché se io non condivido una legge, non la rispetto, è come essere senza legge, perché se non facciamo questo siamo completamente allo sbando. Ora io non voglio dire che siamo allo sbando, però se continuiamo così allo sbando ci saremo sicuramente, perché in effetti non è possibile dire non esiste legge, posso fare quel che voglio. Non è possibile, non si può fare. Dicevo sempre ai miei ragazzi, io ho insegnato in una scuola di criminologia, ma tra i miei allievi c'erano molti militari e dicevo sempre non si può fare quel che si vuole, anche con la divisa non è possibile fare quel che si vuole, bisogna rispettare l'altro. La relazione significa anche rispetto dell'altro, non significa solo io parlo con te, certo c'è un rapporto interpersonale, ma non è detto che ci sia una relazione. La relazione c'è nel momento in cui io rispetto te e il rispetto sia reciproco. Quindi la relazione molto spesso può essere inficiata dall'aggressività, perché uno degli elementi fondamentali della relazione può essere l'aggressività e può essere il senso di pace che uno può dare, insomma, di solidarietà. Questo non significa essere sciocchi, perché essere solidari non significa essere stupidi, significa essere consapevoli di quello che stai facendo in quella società e per quella persona. Noi, per esempio, come Lions e anche come altre associazioni, ci portiamo verso gli altri, perché è giusto fare così, perché non è possibile che ci sia della disparità sociale che non serve a nessuno. Quindi ci portiamo verso gli altri cercando di aiutare gli altri. Ma non sempre quell'altro recepisce il nostro avvicinamento come una forma d'aiuto, ma a volte recepisce come una forma di aggressività sotterranea. Questo mi è successo 1000 volte con 1000 casi e anche di più. Quindi il problema è capire bene che relazione si sta mettendo in atto fra due esseri umani. Noi non abbiamo il diritto di essere come gli animali,
perché effettivamente abbiamo qualcosa in più, la neocortex l'abbiamo, quindi dobbiamo decidere cosa fare, se fare gli animali o fare le persone. Mi sembra una banalità, però vi devo dire sinceramente che io ho fatto molta fatica a intendere questo, a far intendere questo, perché dal passato anche come esperienza professionale di insegnamento, le cose fondamentali, le più banali, risultavano essere difficili da essere capite. Beh, quella è una cosa che non mi sono mai spiegata, e però era così. Ora, il problema è che adesso noi possiamo guardare i comportamenti dell'uomo. Se notiamo e studiamo il comportamento nei secoli, vediamo che nei secoli il comportamento è cambiato moltissimo, soprattutto sul piano sessuale. Adesso torniamo sull'argomento. L'argomento più ostico della società nostra è quel problema sessuale. Perché si uccidono le donne? Si uccidono le donne per gelosia, si uccidono le donne perché una donna va con i tacchi alti a spasso. Si può uccidere di tutto e di più. Perché? Perché è una donna, perché c'è un elemento sessuale più debole. Il problema non è che l'elemento sessuale è più debole, l'elemento è che quella persona ha bisogno di rispetto come te che sei uomo. Così si va addosso ai bambini piccoli. Devo dire la verità che io ho avuto occasione di avere dei casi in cui, in un caso lo descriverò, e quando descriviamo quel, capirete bene perché poi dopo un po' ho fatto la psichiatra, poi ho fatto pure la criminologa. Perché non è possibile vedere gli esseri umani più deboli, maltrattati e maltrattati e soprattutto violati. Violati come personalità, violati come donne, violati come uomini, violati come bambini. Perché una delle cose che non abbiamo mai pensato è il maschicidio. Le donne sono state uccise, però nessuna è riuscita. Tutti hanno detto la gelosia dell'uomo. Ma mica è solo quello il problema del femminicidio, la causa. La causa del femminicidio può essere lontano da vecchie nonne, da vecchie zie. Il problema è che poi diventa una patologia della famiglia il femminicidio. E quindi bisogna andarci bene a guardare chi come cosa e chi ha fatto perché. I bambini sono nel branco della mattanza, che il bambino non si difende, è inerme, crede a tutti, poveretto, è chiaro che può essere la parte peggiore, cioè la parte che si prende peggiore in maniera oscena. Allora, invece l'uomo può essere maltrattato dalle donne, però il maschicidio ha un alto numero oscuro, perché nessun uomo va dai carabinieri a dire mia moglie mi ha picchiato. Io vorrei vedere chi è l'uomo che va a dire una cosa del genere alla polizia, anche perché li vedono dietro seriamente. L'unica volta che, io torno a un caso antico, l'unica volta che c'è stato veramente che una donna ha fatto un maschicidio ed è stata condannata perché ha evitato il marito. Vi ricordate il caso Bobbitt? Cioè fu questa donna che virò il marito e che poi andò in galera perché non si vira la gente. Però quel poveretto fu evitato e poi non è che più sia stato molto contento oggettivamente. Quindi le donne non è che sono facili da gestire, non sono facili, non devono essere toccate, non devono andare in gonnunda a fare danno e viceversa l'uomo. Quello che io voglio dire, come il dottor Pavarini, che è stato in uno dei tribunali di sorveglianza, un presidente dei tribunali di sorveglianza con cui ho lavorato e che mi ha presentato il libro, dice che c'è un versus di qua e un versus di là. È reciproca la violenza, l'uomo sulla donna e le donne sugli uomini. E i bambini stanno nel mezzo. È brutto dire, ma i bambini stanno nel mezzo, perché non avete mai sentito parlare di due che si separano, che fanno l'ira di Dio per un bambino. È mio e tuo. Il bambino diventa un bambolotto ed è soltanto una violenza che si fa a quel bimbo, perché diventa un oggetto. In mano ai genitori che se lo usano come clava addosso. Non potendo fare diversamente, ci litighiamo per il bambino. L'avete visto sicuramente, non l'ho visto solo io come professionista, l'ho visto anche come persona. Molte persone hanno fatto questa operazione di smembramento dei bambini. Smembramento nel senso di è mio e tu, il bambino non capisce più niente. Poi dice, il bambino ha dei problemi. Certo che c'ha dei problemi. Se mamma e papà non si mettono d'accordo con chi deve andare, il bambino avrà sempre dei problemi. Allora, abbiamo parlato della violenza soprattutto sessuale. Una delle cose che è venuta avanti da molto tempo, è la perversione sessuale. Io penso che ci sono libri, infiniti libri di bondage. Cioè, uno dei casi che forse verrà messo avanti, comunque descritto, non è sul bondage. Però ho scritto un caso, è stato mio paziente, il ragazzo, sono stati miei pazienti, per
una particolarità di pratica sessuale che uno dei due non voleva. Sono andati in tribunale, quella è andata in galera perché anche poco sfascia la moglie. Cioè, voglio dire, non è che perché ti piace fare una cosa sessuale devi sfasciare la moglie perché non vuole. La cosa principale è il rispetto anche di chi non vuole una cosa, cosa che non ho visto. Il problema è che io da anni che lavoro non ho mai visto un rispetto reciproco in una coppia, mai. Io non sono stata, cioè o non l'ho cercata io o altrimenti non c'è il rispetto fra le persone. Anche banalmente il rispetto. Per dire, una volta capitò che c'avevo una coppia che si litigava il figlio, hanno litigato, hanno portato il figlio in ambulatorio, non facevo materno infantile, io facevo psichiatria adulti, se lo sono litigata davanti a me che ho dovuto chiamare i carabinieri perché finissero di litigarsi per questo bambino. Questa è violenza un bambino, perché il bambino dopo un po' sente e dice ma chi sono, dove vado, che devo fare? Il bambino ha diritto a sapere queste cose. Quindi il problema è che noi abbiamo modo di fare violenza, nemmeno ci accorgiamo di fare violenza. Perché il problema è un altro. Perché facciamo violenza noi? Perché l'uomo fa violenza? Perché la donna lo tradisce o perché è geloso? Non è solo per questo che l'uomo fa violenza o la donna fa violenza. Tu hai detto, Fernanda, che io vengo da una scuola di terapia della famiglia. Sì, io vengo dalla scuola della Servini, Prata. Io lì ho imparato tante cose. Nel senso che molto spesso le cose antiche ritornano alla contemporanea. Le lotte e le difficoltà, le relazioni sbagliate che ci sono con le nonne, con le suocere e quant'altro possono far coagulare una relazione nel sangue dopo anni. È una cosa incredibile. Io veramente quando ero su dalla dottoressa Prata a Milano abbiamo visto tante cose di questo genere. Qui poi non le ho descritte tutte perché non è che posso fare l'enciclopedia dei casi italiani, però ho avuto l'esperienza di vedere gente che litigava per un niente, per come erano dipinte le pareti, cose cosa che ho visto, come un bambino può essere imbigliato nella relazione perversa dei genitori e alla fine il bambino prende i neurolettici perché non sta bene, si agita tanto. Allora, che si fa con questi genitori che si litigano davanti a un bambino per una stupidaggine? Cioè, quel bambino è violato. Quella è violenza che si fa a un bambino. Non si può dire a un bambino non devi, o glielo spieghi perché non deve, o altrimenti lo puoi castigare come fosse un animaletto. Io ho visto trattare bambini da animaletti, da gente che avrebbe dovuto fare tutt'altro, perché poteva fare altro, aveva la competenza professionale di fare altro, invece faceva violenza ai bambini, senza giusta causa. Perché mio figlio ci stiamo separando e siamo agitati. Ora, quando uno mi risponde, sono agitato, e non posso fare a meno, oddio, mettetevi a posto mio, come fareste? Io tante volte adesso lo volo di sotto e vediamo se capisce questo. Perché poi ci sono delle cose talmente stupide che nessuno comprende e non capisco perché ne devono pagare i bambini. Tu dicevi, Fernanda, che ci sarà l'anno dei bambini, tutti i bambini del mondo, per l'amor di Dio. Dobbiamo metterci in testa, quelli sono bambini e hanno diritto a vivere e hanno diritto a essere rispettati. Il problema è che nessuno fa niente, non capisco perché. Nessuno. Poi ci sono tanti casi che ho portato, che ho scritto anche. Perché dopo un po', anche scrivere sempre di questa economia, diceva, è difficile pure scrivere, perché dopo un po' ti avviene un nervoso alla gola, che Dio solo sa quanto è grande. E per questo sono tutti i miei pazienti, però. E io tante volte dicevo, ma oddio, ecco io che faccio di questo? Lo mangerò? Non lo mangerò? Perché quando vedi maltrattare un bambino inutilmente, dopo un po' cominci a pensare che forse qualcosa non funziona. Che non si risolve solo con le medicine. Comunque, il problema è che questa società ha delle zone oscure, oscurissime proprio, molto oscure. E molto spesso le zone oscure vengono studiate, altre volte vengono negate, altre volte vengono bypassate. Completamente si passa alla luce, senza sapere da che parte sei passato, perché ci sei passato e che cosa ti ha lasciato dietro passare dalla zona oscura. Io ho passato le zone oscure. Cominciate con il primo caso che ho... Primo caso in cui ho cominciato a lavorare ed è stata una zona oscura grandissima. Io vado a lavorare, ho cominciato a lavorare in manicomio, ospedale psichiatrico civile, poi sono andata in clinica psichiatrica a fare la specialità e poi sono andata a lavorare. Beh, primo giorno arrivo in questo posto, nebbioso come dirò, e arrivo lì e dopo 10 giorni mi chiama la medicina
perché c'è una ragazzina che si era impasticata. Era ricoverata per altra causa, però dopo la visita della mamma si era, aveva preso delle medicine sul carrello e l'aveva mangiata. La vanta gastrica si era ripresa. Dopo un po' il primario della medicina con cui avevo un ottimo rapporto, perché è una santa persona, mi chiama e dice: guarda, vieni, perché io non capisco niente, questa bambina è una minore, è di minore età, c'è 18 anni, prima si andava a 21 anni di maggiore età, è una minore. Dopo che ha parlato con la mamma, cercava di uccidersi e dice delle cose fuori di testa, che il marito di Alfonsina, si chiama, nome di fantasia ovviamente, il marito di Alfonsina dice che ama sua mamma, la mamma gli ha detto che il marito suo ama lei e la ragazza si è masticata. Che dobbiamo fare? Gli vuoi fare un DSO? Dico: scusa, faccio il DSO a una guagliona di 8 anni, una ragazzina di 20 anni, ma 18 anni è impossibile. Perché se uno fa un TSO a una ragazza minore, deve avere l'autorizzazione del genitore o chi ha la pazia potestà, e quella famiglia non mi sembrava adeguata a svolgere funzione di pazia potestà. Allora disse al primario: facciamo una cosa, vado a vedere questa ragazzina, vado a vedere la casa come mese, vado a vedere cosa fa questa famiglia. Parto, io e la mia assistente sociale, che faceva servizi anche con i minori. Arriviamo in questo posto, la casa, insomma, diciamo la verità, un po' sbirciata, ma insomma, vabbè, entriamo in un androne grandissimo, c'era un ragazzo che si faceva di coca, insomma, si stava drogando, e un altro che aveva una sega infinita con cui tagliava un pezzo di legno, e diceva: adesso quella sega ce la tira in testa a noi. E ho avuto una paura terrificante. E l'assistente sociale faceva: ma sai cosa c'è? Ho sete, vado lì. E partì, e mi lasciò lì come una baccalà, oggettivamente. Dico: beh, oddio, sarà pure così. Salgo le scale, arrivo sopra la porta, busso, entro e vedo una donna, sembrava Maga Magò, infinita, con un ciuffo, con i capelli sbrindellati, che rimestava in un tegame. E c'erano dei bambini, tre bambini, a scaletta, dai 5 ai 2 anni, col pancino scoperto sopra un divano sfondato. E disse: scusi, dov'è la mamma? Dove sono i genitori di questi due bambini? Vado più in là, vado, mi avvio, busso, buonasera, buongiorno, signora, lei, io volevo, sono la tizia e Caio, volevo parlare con la mamma di Alfonsina, sono io. Bene, signora, questo è il marito di Alfonsina, un giovane di 20 anni. E mi è caduta la faccia, dico: beh, vabbè. Dico: signora, scusi, dov'è suo marito? Si avvia un po' più là, vado un po' più là, busso, messo, venga, venga, mi accomodo, e trovo un uomo di 50 anni, che stava a letto con una ragazza. Dico: scusi, io sono la tizia a casa, sono la dottoressa Tardità, voglio parlare col papà di Alfonsina, sono io. Bene, dico. Dice: dunque, allora, dottoressa, io sono il papà, questa è l'altra mia figlia. No, dice: un momento, c'è qualcosa che tocca. Dico: sentite un po', mandiamo via i giovani, io voglio parlare con voi, perché altrimenti non capisco cosa devo fare di Alfonsina. Risposta: quella sciocca di Alfonsina che parla senza motivo. Parlerà senza motivo, ma devo capire che cosa fate voi. Beh, siamo usciti e hanno teorizzato l'incesto. Io erano 10 giorni che lavoravo. Teorizzare l'incesto ha significato. Il padre diceva: chi meglio di un padre può insegnare alla figlia cosa piace a un uomo sessualmente? E di seguito, dopo, la mamma diceva: chi meglio di una mamma può insegnare al genero di far felice una giovane sposa? Io rimasi senza parole. Dico: va bene, facciamo così, che adesso vado via e poi ci rivediamo. Io come uscii dai carabinieri a denunciare la cosa, non tanto l'incesto, perché l'incesto non è penalmente perseguibile se è fatto da due adulti consenzienti, il problema non si pone. Il problema è quando ci sono dei figli incestuosi abbandonati, lì c'erano dei bambini abbandonati a se stessi, al freddo, alla fame probabilmente, con due pazzi di genitori nonni che non si capivano cosa dovevano fare, che quei bimbi erano i figli del papà e delle figlie appena andati in pubertà. Era una confusione come relazione, non c'era una relazione. Forse il gatto di casa andava meglio come relazione, non si capiva niente. Fece la denuncia ai carabinieri perché quei bambini fossero portati via, perché non era possibile che potessero sopravvivere una cosa del genere. Beh, poi finì il discorso, qualche giorno dopo, 10 giorni, al servizio arrivò il papà, il padre famiglia, con un coltello in mano grande quanto me, dice: bene, io sono venuto per ucciderti. Dico: grazie, molto gentile. E poi: no, tu hai distrutto la mia famiglia, io distruggo te. Dico: un momento, io ho distrutto la famiglia di che?
Poi c'erano altre persone che mi hanno levato davanti e mi hanno chiamato i carabinieri. Questo per dire, questo è stato il battesimo di fuoco nell'oscurità. Io mai immaginavo che potesse esserci cose di questo genere. Ci ho sbattuto il nasino, appena uscito, nemmeno uscito dalla scuola, che ancora facevo la scuola a Pisa. Io dico la verità, sono rimasta stranita. E quello è stato il caso, non ho avuto altri casi anche peggio, però quello il primo, non mi aspettavo un problema simile. Onestamente mi ha devitalizzato. E io mi ricordo, perché una famiglia che permette di scavalchi gerarchici, che quella figlia è stata trattata come moglie, a detrimento delle altre sorelle, che erano già state trattate come mogli, che ha già messo in ginde, già partorita. Lei ha fatto come le altre sorelle. Quando poi è successo che a distanza di tempo io ho cambiato servizio, in un altro servizio ho ritrovato la notizia di questa Alfonsina, che alla fine era diventata adulta, non si era sposata, si era già sposata con quello shock che del marito, poi ha tentato il parricidio e l'omicidio per vendicarsi di quando li avevano fatti i genitori. Io non so che fine ha fatto, probabilmente è andata in galera, probabilmente ci è andata, probabilmente è venuta via, io questa non, la parte giudiziaria non la conosco, so solo che lei ha tentato di uccidere i genitori. Uno dice, perché uno tende di uccidere i genitori? Beh, oddio, non è che si fa una cosa normale uccidere i genitori, però mi metto nei panni di Alfonsina. Quando ha patito Alfonsina e quando è stata maltrattata e quando è stata messa male davanti a tutti. Lei ha rischiato di andare a TSO, che se a me non mi veniva l'idea di andarla a vedere, qualcuno gli faceva il TSO ed era finita. Il trattamento sanitario obbligato per una minore di vedere. E quello non ha più voce in capitolo, né come donna, né come moglie, né come niente. Quindi nel mio lavoro, i tre assi fondamentali dell'educazione, la società, la famiglia e la scuola, a volte sono spariti. Perché una famiglia come quella di Alfonsina è una famiglia? No. I bambini che non andavano mai a scuola con l'obbligo scolastico è una scuola? No. È una famiglia con la scuola che si dicono le cose, che collaborano? Non l'ho vista. Allora il problema è come adesso dobbiamo fare, come giustamente dice il dottor Pavarini che mi ha presentato il libro, siamo in un momento di anomia, ma più che di anomia, di difficoltà di individuare i valori veri che ci servono. Perché a questa scuola, io parlo degli anni 80, io ho cominciato a lavorare nell'84, quindi prima diceva il governatore che lui dagli anni 80 ha fatto la specialità a Modena. Io sono uscita nel 90 e facevo la specialità a Modena dall'80 al 90, dall'80, no, da, insomma, negli anni 80-90. E allora c'erano i bambini che erano trattati così, ma nessuno se li curava. Adesso ci sta tanta cosa per i bambini, ma all'epoca i bambini sembravano dei cagnetti. Il materno infantile faceva come poteva e dove poteva, non sempre poteva fare. E non sempre era allineato a fare. Di questi bambini, a figlio di questi due genitori pazzi scatenati, sono stati presi dal tribunale dei minori, probabilmente riaffidati, ma voi troverete nel libro anche altri casi di bambini affidati con le mamme che sono state completamente perse per altra causa e questi bambini affidati a chiunque, comunque, quantunque. Quindi il problema della nostra società è o si ripiglia bene e prende in mano il compito che ha, quello di avere la famiglia, la scuola e lo Stato decenti, o altrimenti veramente andremo a finire proprio male, perché i bambini non sono più curati, le donne boh, ma chi lo sa, l'uomo boh, ma chi lo sa, io non so, io non faccio la politica né la voglio fare, però faccio la psichiatra, faccio la criminologa e quindi vedo quello che succede, soprattutto vedo in carcere quello che sono successo di cose e soprattutto vedo quando c'è poca utilità nel fare le cose, che nessuno rispetta un altro, come se niente fosse, tutti fanno quel che vogliono. Non è così che funziona. Ora io avrei tante cose da dire, ma non voglio più tediarvi perché secondo me abbiamo già parlato troppo. Quindi se vogliamo andare con le slide, qualcuno vogliamo fare, anche chi vuole intervenire, ben venga. Allora io adesso faccio vedere la slide. Fammi vedere la slide di Alfonsina. Questo è quello di cui ho parlato. Sì, esatto. Ecco. E questo lo abbiamo già detto. Ecco. Poi dopo se mi fai vedere le altre. Ecco questo qua, Giovanni, l'uxoricida.
una tovaglia bianca e rossa nella relazione di Attica. Allora, questo signore aveva una tovaglia bianca e rossa, era in reparto, e io dicevo, ma per come mai, insomma, questa ha ammazzato la moglie, perché c'era stata una relazione di Attica fra la figlia, fra la moglie, la mamma e la, mamma, e la suocera, ed è successo che poi quella ha ammazzato la moglie. Per togliersi davanti la solita cosa che vedeva da 30 anni, mamma e suocera e moglie, che sembrava una coppia. Mi mandi quell'altra? Ecco, questa è una cosina molto carina, perché quando ho cominciato a lavorare non sapevo cos'era una ribaltabile. Io poi ho saputo che era la ribaltabile, perché erano le donne del sud che venivano portate al nord per farle sposare con gli scapoli di un'altra regione, e li sposavano per procura. A questa Angela è successo di tutto di più. Lei è andata a finire da una violenza all'altra, una famiglia a un'altra, una più violenta dell'altra. Quindi una violenza si autoriproduce. Da ribaltabile che è stata, quindi violentata dal padre, violentata da tutti i maschi di casa, violentata dal marito che si è sposata per procura, la poveretta finalmente ha cercato di ammazzare uno e finalmente è andata in carcere, dove è stata veramente ben trattata. Vai avanti, Piero. Beh, questa è anche una cosina simpatica, perché sapete sicuramente il retifista, questo uomo, mi ha chiesto la perizia per questo. Io non l'ho accettato, perché era talmente violenta la cosa che preferì non farla. Questo bambino, lui aveva particolare predisposizione per succhiare i piedini dei bambini. È una perversione, ovviamente. Però il problema lì era diverso. Era diventato complicato, e che non ha accettato perizia perché aveva fatto dei problemi e dovevamo togliere il problema? No, il problema se l'è cavato tutto in carcere, secondo me. Va bene, andiamo avanti. Allora, la Florinda è stata una mamma disattenta, ma non per mancanza d'amore, ma per mancanza di conoscenza, perché questo bambino aveva preso mano alla PC e sapeva fare tutto di più, tant'è che ha ordinato un kit per il suicidio che è arrivato per posta con la foto della sorellina in mutandine, e finito poi ha coltellato la mamma perché lui non voleva essere criticato su quello che faceva. Queste sono tutte le cose riassuntive di questi casi. Poi andiamo avanti. Dunque, Marino, lo stesso criminogenetico. Questo è stato un caso veramente molto, questo l'ho visto in carcere io. Questo era in carcere perché aveva tentato, aveva ammazzato la moglie, aveva tentato il suicidio e il femminicidio, e aveva avuto uno stress professionale incredibile, perché la sua banca fu acquisita in maniera violenta da un altro gruppo bancario, e a lui è successo di tutto di più, perché non ne poteva più per lo stress. Quella ha trovato il migliore modo per ammazzare, cominciare a uccidere le persone. Andiamo avanti, Piero. Ecco, questa invece è stata una cosa piuttosto difficile. Sono due cose diverse. Peppa e Gino hanno avuto una sessualità perversa, allevati da un vecchio zio con una sessualità perversa, e con l'impegno che poi nel futuro avrebbero trasmesso questa modalità di sesso alle generazioni future. Io questa qua mi fui chiamata dai carabinieri che andassi a vedere questi bambini, che c'erano un collare grande da lano alla gola e li facevano mangiare per terra nelle ciotole. Io dico la verità, andai, dissi, ma il materno infantile dov'è? Il problema mi disse, guardi gli adulti e poi pensiamo ai bambini. Questi avevano adottato i bambini dall'America Latina per fare tutte le perversioni possibili che a cui erano stati abituati dallo zio. Quindi i bambini servono anche a questo. Invece una cosa che un vecchio sacerdote, che è stata una delle cose più carine che abbia potuto mai vedere, era tormentato dal dubbio di essere pedofilo. Leggetevi quando lo leggete, perché è stato veramente di una tenerezza quel sacerdote, che aveva 80 anni, che mi raccontò tante cose. Mi disse, ma io parlo con una non sposata, quindi io do cattivo esempio. Dico, no, io sono sposata, non è amica mia, io sono sposata, per l'amor di Dio, donna, non si tranquillizzi, non c'è problema, sono sposata da lunga data. Il poveretto si tolse il tormento di dare cattivo esempio e di dire che poteva essere pedofilo. E ha avuto un problema grande, questo povero vecchio. Vabbè, andiamo avanti.
perché c'è più finito. No, ce n'è una. Ecco. Maria Roberto, quello che vi dicevo prima, che con le variabili sessuali che non potevano essere, una persona non può dire voglio questo sessualmente, se non me lo dai t'ammazzo di botte. La moglie andò a finire in ospedale, poveretta. E quindi poi alla fine, superato il problema dei rapporti sodomitici, la cosa si risolse in maniera diversa. Poi se mi dai l'altra slide. Anna. Allora, questa fu stata una paziente che era ossessionata ai cassonetti e alla spazzatura. E un sindaco mi richiedeva un TSO perché sta donna andava, prendeva la roba, portava un bambino dentro al cassonetto della spazzatura e lo andava a cambiare due volte al giorno, cambiando il cassonetto, non che cambiava il bambino. Ed è stata una delle cose più drammatiche che ho visto, francamente. In effetti, me lo dovete leggere, questo me lo dovete leggere perché ho avuto tante di quella difficoltà a tenere questo caso che voi non potete immaginare per quanta sofferenza aveva quella donna, maltrattata alla nascita, maltrattata e andata avanti maltrattata finché poveretta pur di salvare questo bambino lo cambiava il cassonetto una volta, due volte al giorno, mattina e sera, faceva dormire il bambino nel cassonetto, poi lo andava a vedere la mattina, lo cambiava, gli dava da mangiare e lo rimetteva in un altro cassonetto perché non potesse essere visto da nessuno. Voi dite sarà matta? No, non era matta soltanto. Questa qui aveva tutto un problema, lei ha avuto tutte le umiliazioni possibili, per la paura che il bambino potesse avere le stesse cose, mi scambiava di cassonetto. Il sindaco voleva fare il TSO, poi abbiamo capito che questo già aveva soldi per mangiare e quindi doveva fare in modo che il bambino non fosse maltrattato, perché l'unico soldo che aveva doveva dare per mangiare per allattare questo bambino. Cose brutte di estrema violenza. Piero, vai avanti. Allora, Luisella, ecco, questo vorrei ridere. Quando prima la Fernanda diceva che sono stata consulente del diocesi per fare la diagnosi differenziale fra una possessione diabolica e una patologia mentale, in effetti la Luisella mi venne mandata dall'esorcista, da un vecchio esorcista, perché questa donna aveva mandato a dei suoceri malefici, aggressivi, una pianta piena, una pianta in un vaso dove c'era praticamente la foriera di questa pianta, non so come dire, e aveva fatto il malocchio attraverso la pianta. E in effetti poi si è andata a vedere, il suocero ha avuto un incidente che stava per morire, che è una frattura a morte. E quindi questo esorcista che cercava di togliere questo problema in testa a sta ragazza, abbiamo lavorato insieme per Luisella. E in effetti è stato uno dei lavori più difficili che ho fatto. Lavorare con un esorcista è veramente difficile. E vediamo le cose in maniera diversa, però poi in fin dei conti abbiamo sempre lo stesso punto, che va salvaguardata la vita e soprattutto la dignità umana. E poi io credo che ho finito, sai? Ecco, questa cosa qui, mi raccomando, leggetela. Perché noi ci dimentichiamo di averci avuto Dante. Cosa dice Dante? Considerate la vostra semenza, fatti non foste a vivere come bruti, ma per seguire virtù e conoscenza. Ecco, cerchiamo di seguire la virtù della conoscenza, perché altrimenti siamo fatti. Secondo me bisogna seguire Dante Alighieri, che è stato il nostro poeta massimo, ci ha dato considerazioni, ci ha dato anche suggerimenti da fare. E io avrei finito. Grazie. Se qualcuno vuole fare delle domande, io sono qui. Non ti sento. No. Se mi dà l'audio, mi dai l'audio, Fernanda? L'audio? Fernanda, devi riattivare l'audio. Fernanda, non ti sentiamo. Fernanda, non ti sentiamo. Si sente? Sì. No, adesso sì. Bene, intanto grazie Clotilde. Ti dico, qualche domanda deve già essere arrivata, probabilmente l'avrà anche Pietro. Ti volevo così fare una domanda. Ovviamente, come avevo detto prima, sono argomenti molto forti.
quindi non è solo la narrazione così di un problema che esiste. Quindi mi pare di capire che queste forme di violenze nascono dalle relazioni più disparate all'interno della famiglia, all'interno anche della società, perché poi probabilmente qualcuno non vede, e che comunque è trasversale, non ha età. Allora io mi chiedo, questa forma di violenza, adesso conosciamo di più le cose, è più accentuata in questa società? Esisteva anche nel passato, forse la conoscevamo meno. Se esiste più adesso, perché vediamo che anche in questo periodo di lockdown sono delle forme molto forti di violenza, anche i bambini che sono chiusi in casa con la distanza possono vedere i computer, abbiamo visto due casi di suicidio con il TikTok e quello che è esistito. È la società che è più debole adesso, nonostante anche più mezzi, più culture, scuola, per cui non abbiamo più dei valori, le famiglie sono più deboli, non so, economicamente, per cultura, la scuola è più fragile. Come mai tutta questa violenza? È solo un problema tra famiglie, mancanza di cultura? E che cosa si può fare? Perché veramente comincia a diventare un dramma. Dopo parleremo anche dei problemi dei bambini. Quindi mi chiedo e ti ringrazio perché hai portato degli esempi che tu hai vissuto purtroppo quotidianamente. Noi li sentiamo solamente per TV. Li ascoltiamo, poi ci passano, perché comunque dopo li dimentichiamo. Oltre che, ti dico, parlarne, cos'è che possiamo fare secondo te? Non lo so, perché in questa società che ha migliaia di norme, di codici civili, penali, leggi, però poi questo mondo comunque è libero, ognuno si comporta i comportamenti peggiori anche di questo mondo. Onestamente penso che la cosa principale è ridare un assetto normale alla famiglia, normale nel senso, tra virgolette, se la famiglia non ha capito bene che ci sono delle linee gerarchiche da rispettare, è una famiglia che è scombinata. Cioè non puoi dire, come è successo nel caso di questi casi che ho portato, se una famiglia dice io sono il papà, bene, io sono la mamma, tra la mamma e il papà e i figli c'è un vallo gerarchico e deve essere rispettato. Se tu mi dici a me, se tu dici a me figlia fai questo e lo dici solo tu senza che tuo marito lo dica, che cosa hai fatto? Niente, non hai insegnato a me quello che è il rispetto della gerarchia. Quando io studiavo la gerarchia sembrava che fosse una cosa cattivissima. Invece mi sono accorta, via facendo, andando a Milano a studiare terapia della famiglia, che se non esiste un vallo gerarchico fra genitori e figli, non si arriva mai a niente. I genitori non possono essere amici dei figli. O sei genitore o sei amico, non puoi essere due cose insieme. Invece adesso sono 30 anni che si vede i genitori, la mia compagna di scuola, io sono molto amica della mia figlia. Non puoi essere amica perché ci sono delle cose che non ti dirà mai. Non è detto che tu debba sapere. Quindi il problema è ristrutturare la famiglia, la cosa primaria secondo me. Sono, credo anch'io, quindi sarà sicuramente un problema non facile. Però, no. Ecco, è un mondo che preoccupa molto. Io ti volevo chiedere, Clotilde, se permetto parto io per fare una domanda. Ecco, tu parlavi di questa... Angela, no? Quindi che ha questa violenza che si auto riproduce e quindi potrà continuare anche per più generazioni, quindi non solo tra il padre, questo retaggio anche inconscio resterà sempre, l'avrai vissuto, riesci a trasmetterlo ad altri, quindi oddio, vedi, problema non è che si trasmette geneticamente, no, la violenza. No. Beh, però forse nel DNA qualcosa di negativo c'è. Forse, secondo me non lo so, perché poi altrimenti come siamo... Dopo andiamo all'ombroso. No,
però probabilmente, no, non lo so, però capisci che raccontando questi episodi che li sentiamo così a volte raccontati o letti, però ti fa entrare all'interno di una famiglia, il pensiero di entrare in una casa, di vedere le scene più strane, probabilmente uno sente la notizia e non si immedesima all'interno della famiglia. Quindi ti creano veramente, fai delle riflessioni, ti porti in un mondo che non ti appartiene, ecco, perlomeno che a me non mi appartiene, quindi... Il problema è che non lo puoi risolvere con la genetica, non è una cosa trasmissibile no, geneticamente. No. No, ma no, no, te lo dico perché ci sono nuove teorie che tutte riferiscono alla genetica, non è soltanto genetica, è una predisposizione probabile, ma quanto fa il rapporto della famiglia, la relazione familiare, certo. la relazione coniugale, la relazione genitoriale, quanto fa in una famiglia? Vabbè, credo che sia basilare. Ascolta, mi hai parlato del ribaltabile. Della ribaltabile. La Florinda. No, ribaltabile. All'inizio pensavo che fosse tipo un camion ribaltabile. Infatti è un camion. No. Sì, è un camion. È ribaltabile perché sono... Perché questo... Lo facevano in questo modo. Io ho avuto una paziente ribaltabile. Le donne che erano rimaste zitelle nel meridione venivano usate come educatrici sussidiarie dei genitori, avevano a mano i figli dei fratelli e delle sorelle, non avendo una famiglia propria, quindi sfruttate, davano quel che avevano, e solo quel che avevano, perché non avevano altro, non avevano dote, non avevano niente. È evidente che in altre regioni c'erano dei maschi, degli uomini che avevano lo stesso problema, essere soli e non avere qualcuno che li aiutasse. La ragazza che ho visto io, veniva da una famiglia meridionale dove c'erano state anche delle violenze sessuali e quant'altro, e lei fu sposata per procura con questo di un'altra regione. Le ribaltabili le pigliavano insieme, le mettevano sul camion, arrivavano nella piazza del paese dove c'erano più persone, le ribaltavano come animali e scendevano da questo camion. Sembravano animali trasportati da una parte all'altra dell'Italia. E poi il marito, osata per poco, lo pigliava, tipo bestia, se lo portava a casa. Tant'è che quella ragazza fu violentata la prima notte di notte. Il marito diceva, ho speso tanti soldi per te, ne voglio qualcosa anch'io. Le ribaltabili erano persone, donne, assolutamente, su cui si è stata usata una violenza terribile. Io ho avuto una paziente ribaltabile, ex ribaltabile, che ho descritto perché è stata una mia paziente, una delle prime pazienti. Io finito. Le domande dei partecipanti le do io, le passo io. Mi pare che ci sia Emanuela, no? C'è Emanuela. Sì, esatto. E poi c'è la Lionella. E c'è l'Anna Bratti e la Lionella. Le diamo in successione, dimmi tu. Sì, direi di sì, andiamo con, visto che sono già arrivate, andiamo con ordine. Ho visto Emanuela. Attivo il video. Allora facciamo Emanuela. Ok, allora io sono, per chi non mi conosce, Emanuela Venturi, sono del Lions Club Crevalcore e Marcello Malpighi. Allora Clotilde, tu parli delle relazioni, e mi sembra di capire, di aver capito da quello che tu dici, che ognuno di noi influenza un suo simile col proprio atteggiamento, con un effetto farfalla. Cioè, vuoi dire che ognuno di noi può involontariamente influenzare qualcun altro anche se non lo conosce? Momento, non andavi in terreni scivolosi. Io influenzo te se parlo con te, ma non ti posso influenzare attraverso il pensiero, almeno fino a mo'. Il futuro non lo conosco. E ti direi, chiaro, sì, e te abbiamo una relazione. Io voglio farti fare una cosa che tu non vuoi. Farò in modo di fartela fare, in qualunque dei casi. Questo si chiama influenza e si chiama anche manipolazione. Quindi la relazione può essere anche oggetto e tramite di cose
come ti devo dire, di qualcosa che ti può togliere la libertà. La manipolazione viene dalla relazione. Se io ti voglio fare una cosa per forza, faccio in modo di manipolare e tu la fai. Non so se ho risposto esaurientemente. Siccome tu parli di effetto farfalla, quindi tu questo effetto farfalla però si ripercuote, dicevi, facevi l'esempio. Sì. Dimmi. Sì, per quanto lo descrisse Festing, Sì, appunto. perché non fu soltanto per la Cina, per il diluvio, fu fatto per un terremoto che capitò in Cina, che capitò che chi stava nell'epicentro aveva paura, ma avevano paura che stavano lontani dal centro, dall'epicentro. Quindi perché quelli lontani hanno paura più di quelli che sono nell'epicentro? Perché l'informazione della paura passo a tambur battente di qua in là e chi ebbe l'ultima informazione aveva paura più di quelli che stavano nell'epicentro. E quindi si chiama effetto farfalla, flu, 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 e la farfalla sbattendo le ali porta informazione, flu, flu, flu. Quindi in questo modo tu dici noi possiamo comunque influenzare. Possiamo influenzare. È tutta intelligenza dell'altro di non influenzare un suo simile, che altrimenti non ci sarebbero le manipolazioni mentali. Beh, tutte le influencer che hai oggigiorno, tutte quelle che mettono sui social, che hanno dei milioni di follower, e quelle sono influencer, quelle influenzano, Che quindi. influenzano, influenzano il modo di pensare, Esatto, influenzano. il modo di essere, di vestirsi, di comportarsi, tutto. Quindi prova a pensare quante farfalle che hanno. Tante farfalle ci sono state nel mondo. Senti, ti farei anche un'altra domanda. Tu parlavi di Peppa e non mi ricordo l'altro come si chiama. Peppe Gino, la Peppe Gino. Peppeggino è del sacerdote. Ed è sacerdote, mi interessa molto il sacerdote. Parlami un attimo, ti dispiace raccontarmi qualcosa di questo sacerdote? Questo sacerdote arrivò in una mattina di fine ambulatorio, era l'una, e mi disse: posso parlarle? Ma era vecchio, vecchio. E si venga e dice: faccia allontanare l'infermiera per piacere, vai. E si mise lì a sedere e era disperato. Questo era stato il direttore di un seminario, era un peso notevole nella Chiesa Cattolica. E me lo vedevo come uno straccetto vestito di nero, alla disperazione totale. Tu scusi, padre, ma perché così disperato? Cioè, se io poi sono pedofilo, dico: ma scusi, a me non viene a chiedere se è pedofilo. Secondo me non è pedofilo. No, ma sai, io sono molto affezionata ai bambini, mi piacciono molto. Non vorrei essere pedofilo, ma ha mai toccato? Siccome la teneva lunga, l'ha tenuta lunga per un'ora, forse sì, dico, domanda cattiva, ma lei l'ha mai toccato il pisellino di un bambino? La faccia caduta, poveretto. Ma lei è matta? Io non sono matta, lei ha chiesto a me una cosa, senza questa domanda non lo potevo sapere. Cioè, ecco, mi ha fatto, no, no, non l'ho mai toccato. E capito, vede? Cioè, io adesso mi preoccupo di un'altra cosa, di che cosa? Io da cattiva è sempre una giovane. Una giovane fanciulla, io non sono fanciulla, sono sposata e non sono più fanciulla da 10 anni. E andò tranquillo, povero sacerdote. Povero sacerdote. Povero sacerdote. Clotilde. Quindi adesso c'è Lionella che aveva chiesto Bene. di intervenire. Ascoltiamo. Lionella, puoi attivare il tuo audio e il tuo video. Lionella? Ah, eccoti. Eccoti. Eccomi. Allora, io volevo sapere, Ciao, Lionella. ciao a tutti, volevo sapere la relazione diatica è tipo un rapporto morboso tra madre e figlia che non lasciano la libertà? No, la relazione diatica significa due relazioni tra due persone, due. Questa relazione diatica può essere una relazione diatica normale e perversa, oppure una relazione che ti affoga, come è successo nel caso di Giovanni. La mamma e la figlia stavano, il vero matrimonio era fra mamma e figlia. Giovanni era stato escluso completamente. Una relazione diatica doppia, mamma-figlia, è diventata patologica. Ho capito.
E cosa vuol dire, scusa, perché ero un attimo distratta prima quando hai parlato, che ricordò a Giovanni, la figlia di Giovanni ricordò al padre che era, ora restava solo la nonna. Sì, quella fu una cosa che non mi aspettavo dalla figlia, veramente. Questo Giovanni aveva ammazzato la moglie, e vabbè. Poi a un certo punto venne la figlia in reparto, e se papà ricorda che c'è da fare anche alla nonna lo stesso servizio, perché la nonna aveva fatto in modo che i due sposi non si incontrassero mai, tant'è che quando nacque la figlia, la nonna, pur di evitare il rapporto fra padre e figlio, la faceva vedere fuori dalla cortile, dalla recinzione degli alberi, non voleva che la figlia entrasse in casa. Quindi questa nonna aveva preso tutte le energie di sua figlia e cercava di allontanare la figlia dal padre. Aveva escluso il padre e escluso la nipote. La nipote ha detto, guarda che mo c'è rimasta la nonna, vediamo di far fuori quella. Io dissi, beh vabbè, siamo a posto per i prossimi anni. Direi di sì, grazie Clotilde. Prego. Anna? Mi sentite? Ciao Anna. Sì. Ciao Anna. Ciao a tutti, ciao Clotilde. Ciao. Allora, permetto che la lettura del libro è stata una lettura molto faticosa. Non ci credo anch'io. Ci ha provato anche mio marito, ma ha detto devo andare più piano perché sono rimasta a caso del bancario di Marino. Perché mi sembra una situazione anche molto attuale, sul piano professionale, la competitività che c'è adesso, senza esclusione di colpi, può portare a delle conseguenze che non devono essere, non saranno uguali per tutti. Quindi se uno arriva alla soluzione adottata da Marino, cioè io ho conosciuto persone con tante difficoltà di vario genere che però non sono arrivati a quei livelli e ti chiedevo cos'è che, se c'è qualcuno che può essere più forte, più debole, di non so, adesso magari sbagliando la chiamo di costituzione mentale. Il problema sai cos'è, Anna? Che Marino ha avuto un problema prima di quella dell'acquisizione forzata della banca, del gruppo bancario. Lui aveva avuto problemi con la moglie che non stava bene, col figlio che aveva avuto una serie di problemi di salute, con i genitori che non andavano bene, i suoceri nemmeno, erano due famiglie, una povera e una ricca, quindi c'erano problemi pregressi. Il problema dell'acquisizione forzata del gruppo bancario è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso e Marino ci ha mollato le difese e ha aggredito la moglie, voleva tentare di uccidersi e voleva uccidere anche il figlio. Ha mollato tutte le difese possibili. Perché io poi l'ho visto in carcere Marino. Marino poi sì, è stato uno dei detenuti migliori che ci sono stati. Perché dopo, quando ha fatto mente locale al problema a cui era in corso e che non aveva saputo risolvere, lui faceva lezione a tutti gli altri detenuti come non si usa la violenza per avere qualcosa che ti tocca. Lo si fa lezione a Marino. Sì, ho letto. Quindi ha avuto questo problema perché l'acquisizione bancaria non fa a tutti lo stesso effetto, ovviamente, ma ha piovuto su bagnato di Marino. Quella aveva avuto la grandine prima. La banca è stata l'ultima pallina di grandine che è venuta giù. Ti vorrei chiedere, cioè riallacciandomi agli interventi di prima, adesso il termine influencer ha un certo significato, no? Ti condiziona nelle scelte, eccetera. Però parlando di influenze, adesso non c'è neanche bisogno di essere tanto sottili o di andare tanto per il sottile, perché alla fine quello che convince è il denaro, purtroppo lo stiamo vedendo. Sì. E qua si capisce anche la scala di valori dove è finita. L'abbiamo detto prima, la scala di valori è finita, non è dove va a finire, è già finita. Sì, è finita. È già finita, perché il problema, io posso influenzare,
cioè ci sono anche dei limiti in influenzamento, perché una volta mi dissero a un congresso, tu fai la psichiatra, tu influenzi la gente. Il mio problema veramente era non mai influenzare una persona. Io avevo in mano la testa delle persone, ma non mai influenzato la gente, perché non è cosa mia influenzare la gente. È una questione di onestà intellettuale non influenzare, secondo me. Ma siccome l'onestà intellettuale non ci sta, a quello che vedo io. Comunque nei vari casi mi è sembrato di cogliere l'importanza del legame nel nucleo familiare e dei valori che può rappresentare. Quindi anche come, diciamo, come associazione, forse adoperarsi proprio perché la famiglia venga difesa più di quanto non è fatta anche dal punto di vista legale, potrebbe essere una iniziativa buona. Certo, le famiglie vanno aiutate, non tanto economicamente se c'è necessità, ma vanno aiutate a vedere il nucleo del problema, che le famiglie ce l'hanno i problemi, molto spesso grandi, molto meno spesso piccoli, di diversa entità. Però il problema è che la coppia genitoriale, la coppia coniugale, non sempre funziona bene. I genitori, da lì partono i problemi. Se una coppia coniugale dice di pensare diversamente, fa quello che vuole, i figli saranno completamente sfarsi per il mondo. Io ci ho avuto dei casi, non so se sto in questo libro o nell'altro, che dei ragazzi persi completamente, senza nessuna guida, uno è finito alla criminalità organizzata e uno è finito a fare lo spacciatore, tanto per essere. Può succedere di tutto in una famiglia che non ha costituzione. Poi dopo faremo un attimo una considerazione. C'è qualcun altro? Non so se tra gli amici. Fernanda, c'è Susanna Pietralunga. Prego. Grazie. Intervengo volentieri, prima di tutto per ringraziare Clotilde, è stata una rassegna di casi clinici realmente interessante e devo dire anche trattata con una particolare umanità, che è un tratto di professionalità che contraddistingue sempre Clotilde, che devo dire riveste una grande importanza per noi per comprendere, ma soprattutto per i suoi pazienti, per essere accompagnati in un percorso di trattamento. Condivido volentieri con voi e con lei la convinzione di quello che Clotilde ha sottolineato. Siamo davvero in una società anomica, cioè in una società che è connotata da una transizione culturale fortissima e, come ci insegnavano i maestri dello struttural funzionalismo, da norme della cultura sociale che sono tra di loro in un irrimediabile contrasto. E questo certamente produce una grande destabilizzazione in tutti i membri del gruppo sociale, ma in particolare nei minori. E davvero sono felice che Clotilde abbia sottolineato l'importanza della famiglia. La famiglia, nella misura in cui le relazioni interpersonali, ma soprattutto le relazioni genitori-figli, funzionano o non funzionano, riveste un ruolo determinante. Ecco, una famiglia nella quale la relazione genitore-figlio funziona è un grande fattore di sostegno, di supporto per i minori, e il contrario invece è un fattore di disfunzionamento centrale. Clotilde, forse tu ricorderai il dottor Lanza, Luigi Lanza, era il presidente della Corte d'Assise di Venezia, che era uno dei delle figure di professionisti, di studiosi più legato alla nostra scuola. Ecco, lo condivido volentieri con tutti i presenti, perché dall'alto della sua esperienza di tanti anni di presidente di una corte d'assise, quindi con casi umani, casi giudiziari e casi clinici di particolare spessore, aveva scritto quel bellissimo libro sulla delittuosità nella famiglia, che partiva proprio dal presupposto del fatto che la famiglia, che tendiamo ad interpretare come un luogo di protezione, viceversa, è molto spesso un luogo spaventosamente problematico e spaventosamente pericoloso. Già. Grazie Susanna, perfetto. Grazie a te, grazie a tutti voi.
Grazie a te. C'è un altro intervento di Lorella Arsano. Bene. Buonasera, ciao Fernanda, buonasera a tutti. Ciao. Ciao. Guarda, ringrazio Fernanda della sponsorizzazione che ha voluto mettere sull'invito, perché ritengo davvero che il compito sia di tutti noi dare voce davvero a tutti coloro che voce di solito non ce l'hanno. Quindi il programma New Voices, come sapete tutti, a livello di Lions serve proprio a questo, serve non solo a, come dire, a rendere una parità di genere percorribile, a far sì che insomma magari il genere femminile sia più presente all'interno dei Lions, ma non solo, i giovani devono essere presenti e soprattutto dobbiamo far sì che tutte le nuove voci che non hanno mai avuto voce, ecco, lo possono avere. Quindi quale migliore argomento veramente questa sera, dove si parla di violenza sui minori, veramente ci sono casi che la dottoressa ha espresso in maniera così chiara in quanto li ha vissuti, quindi veramente dobbiamo parlarne, dobbiamo semplicemente parlarne e farli conoscere, quindi dare voce. Quindi grazie Fernanda, grazie a tutti coloro che spendono nella propria vita il tempo per fare questo. Grazie a te che hai voluto aderire comunque a questa iniziativa, grazie Lorella. Cerchiamo di fare rete, ecco, per quello che possiamo cerchiamo di fare rete. È importantissimo. Sì. C'è qualcun altro? Piero? Al momento no. Approfitterei, io non so se qualcun altro vorrà intervenire, quindi questa sera noi abbiamo parlato di violenza, credo con argomenti forti, però trattate anche in un modo molto chiaro e oserei dire anche con Clotilde, anche con delicatezza, pur parlando di temi che fanno veramente male e probabilmente per chi non lo fa di professione soffre ancora di più ascoltare questi casi. Quindi abbiamo visto che come si vive all'interno della famiglia. Io credo che noi stiamo trattando, si parlava di minori, credo che in questo periodo anche di pandemia probabilmente anche molti bambini o giovani, adolescenti che sono in casa probabilmente che vivono un po' la solitudine, il distanziamento dagli amici, non avere la frequenza con gli altri ragazzi, il confronto, stiano forse soffrendo, probabilmente avranno un qualche disagio psicologico, forse soffrono anche di bullismo o di cyberbullismo, ne abbiamo sentito parlare tanto, quindi anche questa è una forma di violenza. Continuo a dire che qualsiasi tipo di violenza nei confronti delle donne, degli uomini, dei bambini, la violenza comunque va condannata. A volte anche la violenza verbale forte può fare molto male. Allora volevo ricordare che noi come distretto abbiamo affrontato anche il tema del cyberbullismo e del bullismo. Perché è un service proprio realizzato, quindi magari chi non l'avesse visto o che non avesse letto può andare sul sito del distretto, perché c'è una convenzione tra i Lions e la Facoltà di Psicologia di Bologna, dove è stato creato un punto di ascolto per tutte le persone, le mamme, i genitori, gli insegnanti, e per i ragazzi che soffrono, che hanno dei problemi, che vivono questo momento di pandemia, di chiusura, che soffrono e magari hanno bisogno di aiuto, di un sostegno, di un consiglio. Io vorrei ricordare a tutti, quindi diffondete questa notizia, fate il passaparola, che i Lions hanno creato questo tipo di attività, è un service che è ancora attivo, dove chiunque si può rivolgere. È un percorso che è gratuito, ci sono le referenti, perché il responsabile del progetto dell'università
è la professoressa Guarini, poi c'è la dottoressa Trombini e Silvana Grandi. Quindi ricordate che i Lions comunque cercano di capire, di intervenire dove ci sono delle difficoltà, dei problemi psicologici, dei rapporti all'interno delle famiglie o delle scuole. Quindi ricordatevi che esiste, c'è anche il sito dove si può contattare anche la mail, diffondetelo nei vostri club, ditelo, perché noi è un servizio che abbiamo messo a disposizione come distretto Lions. Quindi in questo caso siamo comunque vicini a famiglie e a scuola, cerchiamo di entrare nella società in questi tipi di relazione con il service che c'è. Se andate sul sito del distretto voi riuscite a trovare anche quelle che sono le persone da contattare, quindi credo che rientri anche in questo tipo di tematica di aiuto alle famiglie, di favorire anche le relazioni all'interno delle famiglie, a riuscire a trovare anche un dialogo. Per cui, se non ci sono altre domande, a parte il fatto che vorrei ringraziare tutti gli amici che hanno partecipato, tutte le autorità lionistiche, ringrazio tutti e Clotilde, però vorrei anche salutare i due vice, Giordano Rato Bruno e Christian, li abbiamo salutati anche prima per la loro presenza, ci onora. E vorrei chiedere anche al primo vice Giordano, Bruno Arato, se eventualmente vuole così chiedere qualcosa, vuole intervenire, ascolteremo volentieri anche la sua voce, perché potrebbe essere un'occasione anche per il prossimo anno di continuare in questa nostra attività, di fare attività di comunicazione, di relazione, di diffusione di questo tema che è molto sentito. Giordano, vai. Cara Fernanda, ringrazio moltissimo dell'invito a questa bellissima serata. Porto il mio più caloroso saluto e cordiale saluto a tutti gli officer presenti. Ho visto che si è collegata all'immediato passo governatore Giovanna Gibertoni. Un caro saluto al secondo vice governatore Cristian Bertolini. Comunque a tutti i soci di questo tuo meraviglioso club che anche stasera ha fatto una cosa, come ormai tradizione del vostro club, fare delle cose speciali, veramente, veramente molto, molto belle e molto importanti. La socia Maria Clotilde Petinicchi ha dimostrato quello che ha già detto il governatore, ma io lo voglio rimarcare, ci tengo moltissimo, e all'interno dei Lions vi sono delle eccellenze professionali veramente importanti. Questa stasera è stata una prova grandissima e quindi bisogna sottolineare. Ed è anche da ricordare quello che noi Lions facciamo. Facciamo cultura. Molte volte noi siamo stati precursori anche su tanti temi culturali che poi altri hanno poi proseguito e casomai hanno fatto propri. Noi siamo stati dei veri e propri precursori su molti temi culturali. Noi dobbiamo impegnarci ancora di più, forse, a fare cultura, perché è uno dei nostri service più importanti. Stasera Maria Clotilde ha dato parecchi spunti. E io sono rimasto molto colpito da molte cose che lei ha raccontato, da molti fatti. Credo che quando ha iniziato la sua relazione ha detto una frase che raggruppa un po' la sensazione che poi mi ha dato durante tutta la sua relazione, appunto, che la fantasia supera la realtà e la realtà supera la fantasia. È assolutamente vero. Io ho sentito delle cose stasera che, nonostante la mia non più giovane età, non avevo mai sentito. Sono rimasto veramente colpito. Non pensavo che potessero esserci delle cose di questo tipo. Credo che non abbia fatto questo effetto solamente a me, ma che l'abbia fatto anche a molti di noi,
di voi. E che cosa è scaturito poi alla fine da quello che ha raccontato? E ha raccontato dei fatti. È scaturito che il femminicidio è una patologia della famiglia, che i bambini sono trattati come degli animaletti. E qual è la cura? La cura è ristrutturare la famiglia, ha detto che è la cosa primaria, la prima cura da fare. Ha detto che bisogna arrivare a un assetto normale della famiglia. Ha detto ancora che bisogna ottenere attenzione agli aggettivi che ha usato, famiglia, scuola, stato, decenti. Non ha detto una cosa, diciamo così, incredibile, no? Decenti. E io credo che, allora, meno male che i Lions esistano, lasciatemelo dire, siamo in casa Lions e lo dico veramente col cuore, meno male che i Lions esistano. Perché si fanno carico di queste cose. Stasera ne è stato un esempio e ringrazio ancora questo club, ringrazio ancora la Fernanda, ringrazio ancora la Maria Clotilde Pettinini. È stato un esempio perché abbiamo portato questo argomento forte, in modo forte, però in modo chiaro, senza nasconderci niente, usando i vocaboli nel modo corretto, giusto, senza nasconderli, senza velarli, in modo che tutti capissero. Allora va bene le New Voices, va bene il punto d'ascolto che ha ricordato giustamente, perché è una cosa veramente importante la Fernanda, ed è una parte delle cose, delle tante cose che i Lions fanno. E non male che i Lions esistono, ce n'è tanto bisogno. Questa sera ne è stata una prova. Cara Fernanda, ti ringrazio ancora, ringrazio moltissimo la Maria Clotilde Pettinicchi per il suo libro, per come ce l'ha raccontato, e vi faccio veramente tantissimi complimenti di cuore. Grazie. Appunto, seguo quanto tu dicevi, grazie ai Lions per quello che fanno. Ho parlato del progetto PERS, approfitto per dire che c'è Maria Giovanna Gibertoni, che è nato questo service, che ne hanno parlato con Emanuela Venturi, quindi a Maria Giovanna che l'hanno creato, questo progetto che ti dicevo, dove noi facciamo il punto d'ascolto, con il progetto che è PERS, che è promuovere empatia e relazioni a scuola. Quindi mi raccomando, sappiate che esiste questo percorso che è stato organizzato dal distretto con Maria Giovanna ed Emanuela Venturi, hanno lavorato. Grazie Maria Giovanna. E passate parola perché è un momento molto importante. Se non ci sono altre domande, io chiuderei la serata, che siamo quasi in orario. Se non ci sono altre domande, ringrazio tutti, il vice governatore Giordano, Cristian, Piero Nasuelli, perché ci ha dato, si è prestato, quindi è sempre molto attivo e collaborativo. Ringrazio Piero. Ciao Cristian. Quindi ciao, che siate qui. Maria Giovanna. Grazie Fernanda, grazie mille, complimenti. No, grazie a te Maria Giovanna, perché anche tu hai lavorato in questo percorso, quindi sì, grazie. C'è stato un passaggio di testimone, diciamo così, abbiamo lavorato insieme, quindi verissimo. Ecco, ci abbiamo creduto e ci crediamo, e credo che continueremo ancora in questo tipo di percorso. Magari pensiamo anche che cosa fare, sia con New Voice, sentiamo anche con Clotilde, quale suggerimento ci può essere se possiamo continuare, andare avanti in questo percorso. Quindi io vi ringrazio davvero tutti per la partecipazione, non riesco a salutarli uno per uno, ringrazio anche gli altri club, tutti gli amici, perché mi ha fatto piacere, siamo stati numerosi. Speriamo che anche al prossimo appuntamento
ci possiamo vedere. Quindi vi ringrazio a tutti e buon proseguimento, buon lavoro, buona attività leonistica anche a voi. Grazie, ciao. Buonasera. Ciao. Emanuela, ho dimenticato qualcosa. Buonanotte, grazie. Ciao. Mamma, li vediamo, ciao. Ciao a tutti. Ciao Anna. Ciao, grazie. Ciao, buonanotte. Buonanotte ragazzi, state bene. Ciao. Ciao. Vi saluto anch'io. Ciao Angelo. Saluto tutti. Anche bella te, buonanotte. Poi ne parliamo meglio a voce. Sì, sì, tanto al prossimo consiglio, poi okay. Tanto prima della fine del mese dovremo anche fare un consiglio, quindi... Ok, buonanotte a tutti. Ciao, saluta Silvana. Senz'altro, grazie. Ciao. Allora posso chiudere adesso gli saluti? Direi di sì. Le persone stanno lentamente uscendo dalla, virtualmente uscendo dalla sala. Sì. Allora Piero, davvero grazie, grazie di tutto. Niente, è stato interessante anche per me. Quindi. Grazie. Mi ha fatto molto piacere ascoltare un argomento così. È piuttosto delicato, poi quando entri nei casi specifici, insomma, ti fanno molto riflettere. Certo. Quindi... Va bene, io comunque l'evento l'ho registrato, poi dopo mi dite, magari lo mettiamo su. Perfetto, grazie, benissimo, bene. Grazie, buonanotte a tutti. Ciao, buonanotte. Ciao, buonanotte. Buonanotte.